Secondo gli uomini Toyota, lei è un'auto completamente analogica o quasi in un mondo fortemente digitalizzato. Lei è la Toyota GR86, ossia la naturale evoluzione della Toyota GT86, con qualche caratteristica in più e un cambio manuale davvero sopraffino. Insomma, in poche parole, è dura e pura, e ben caratterizzata da sensazioni sportive senza troppi filtri. E sotto al cofano non c'è l'ombra di propulsori elettrificati. E poi il fatto che la Toyota GR86 sia un'evoluzione e non una rivoluzione lo dimostra il fatto che abbiamo ancora una volta il motore anteriore e la trazione posteriore. A proposito di motore, abbiamo un 2.4 litri, un boxer di origine Subaru con 234 cavalli per 250 Nm di coppia. Coppia che viene erogata a un regime molto più basso, pari a 3700 giri minuto, ma che spinge su fino a 7000 giri. Rispetto alla sorella GT, lei porta in dote più 34 cavalli e un'aggiunta di 50 Nm di coppia. L'aggiunta di potenza è stata possibile grazie alle modifiche apportate al disegno, al diametro e alla lunghezza dei condotti dell'aspirazione. Anche il raffreddamento del motore è stato migliorato con l'introduzione di un radiatore più grande e un nuovo elemento radiante per l'olio. E le vibrazioni? Ridotte. Bisogna ringraziare i nuovi supporti idraulici al powertrain. E poi il telaio. Il telaio della Toyota GR86 è stato anche reso più rigido grazie all'utilizzo di apposite barre sia all'anteriore sia al posteriore. E sempre secondo Toyota è aumentata del 50% la sua rigidità torsionale. Gli ingegneri Toyota hanno anche lavorato sul setup. Abbiamo un setup ancora più rigido per renderla ancora più affilata. Sul circuito abbiamo le sospensioni McPherson all'anteriore, i multilink al posteriore e poi abbiamo anche il differenziale auto bloccante. Inoltre il suo peso complessivo è diminuito di 20 kg rispetto alla GT86, complessivamente abbiamo 1275 kg e infine la distribuzione del peso è di 53 a 47. Ed effettivamente il suo setup così studiato ti permette di divertirti tra le curve senza farti sudare le proverbiali sette camicie, perché abbiamo un setup, ma soprattutto il differenziale e la taratura delle sospensioni che ti permettono di limitare molto il sottosterzo e quindi farti divertire ma in sicurezza. Mi piace tantissimo il suo inserimento, è veramente molto affilata, molto precisa, soprattutto all'anteriore. Un motore che, abbiamo detto, ha 234 cavalli e 250 Nm di coppia. Ecco, questa accelerazione si sente comunque a partire dai 2000-2500 giri, ma secondo me dà il meglio di sé proprio agli alti regimi, soprattutto verso i 4500 giri, e poi continua a spingere forte fino a 7000 giri. Poi non posso che fare un plauso speciale allo sterzo, che è estremamente comunicativo, ti comunica tutto ciò che sta succedendo sull'asfalto, ma soprattutto ti comunica la grande direzionalità della vettura. Un vero e proprio anello di congiunzione tra la macchina e il suo guidatore, riesce a farti capire ogni spostamento della vettura e riesce a farti percepire nella minima percentuale la direzionalità proprio della macchina. E non posso non concludere parlando del cambio manuale 6 rapporti, che trovo davvero eccellente, perché ha questi innesti secchi, corti, senza nessun tipo di impuntamento anche quando andremo un po' a tirarle il collo. Esteticamente è simile alla GT86 con qualche particolarità che la rendono più moderna, anche le dimensioni non sono poi cambiate tanto, preservando lunghezza e larghezza ma donandole 10 mm in meno di altezza per 1,31 m e 5 mm di passo in più
per 2,57 m. In dote porta anche forme smussate e arrotondate, nuovi fari a LED AL che fanno il verso a quelli presenti sulla cugina GR Supra, una griglia a maglia e cerchi in lega con disegno specifico da 17 pollici a 10 razze o da 18 razze. Mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca all'interno, molto simile anch'esso a quello della GT86, con tante plastiche e un design semplice e un po' anonimo. Il suo design, appunto così anonimo, secondo me invecchierà molto in fretta. All'interno le novità riguardano un sistema di infotainment più performante e la possibilità di collegare il proprio smartphone Android o iPhone. C'è anche un quadro strumenti completamente digitale con un layout semplice e testuale dedicato alla pista, nonché sedili sportivi. Per portarsi a casa la Toyota GR86 il vostro assegno dovrà riportare la cifra di 34.250 euro per la versione Sport con il cambio manuale. La Premium Sport manuale parte da 36.750 euro, mentre la Premium Sport automatica ha un prezzo di 38.750 euro. Bisogna però segnalarvi che delle 300 macchine previste per l'Italia nel 2022 non ne è rimasta neppure una. Appena possibile Toyota ne rimetterà altre sul mercato. Ora però è davvero tutto, voglio sapere da voi cosa ne pensate della Toyota GR86, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, seguite i motori online sul sito e su tutti i nostri canali social e semplicemente al prossimo video.